Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo sempre in compagnia di Nova. Ciao Nova. Ciao. E oggi parleremo di Lucian, soprannominato il... Il ladro di biciclette preferito. Vai, cosa diciamo su Lucian per Beh, partire? Lucian è un AD carry che da quando è uscito non è mai usato, cioè da quando l'hanno rilasciato non è mai stato un AD carry poco piccato, appunto per il suo potenziale di kill in lane. Perché è uno degli AD carry più offensivi contro cui giocare adesso, vista la sua passiva. Ma adesso parliamo delle rune e delle mastery da utilizzare su Lucian, come sempre specifico che noi consigliamo. Iniziando dalle rune, io uso sulle rosse tutte attack damage come standard per ogni AD carry. Per la stittare meglio e avere molto più danno in early game. Poi nelle gialle io preferisco usare vita, visto che poi uso una armor nelle quintessenze. Uso le vita semplicemente per una mia preferenza. Ad esempio si possono benissimo usare anche tutte armor e non cambia assolutamente niente, però io preferisco avere più vita. Poi nelle blu io le uso tutte attack speed, come preferite si possono usare anche Magic Resist, però in quel caso sarebbe da usare tutte le gialle armor, le blu Magic Resist e le quintessenze tutte attack speed. Io infatti ne uso solo una armor e due di attack speed. Poi invece di Masteris vado per un 21-9-0 aggressivo. Usando nelle defense ovviamente il Juggernaut per avere più vita, visto che comunque ci builderemo un item vita a fine build. Perfetto, poi direi vabbè, il classico Flash Heal come Summoner. Ok, possiamo passare adesso alle skill e ovviamente vi ricordo che potete trovare sia le mastery che le rune in descrizione del video, così come sempre se le volete ricopiare potete fare dopo con calma. Ma adesso parliamo delle spell di Lucian e come maxarle. Sì, iniziamo dalla passiva, ossia il pistolero illuminato. Praticamente dice che ogni volta che noi andremo a usare una spell, il prossimo attack di Lucian verrà sdoppiato in due, ovviamente tutte e due con il danno di un auto attack normale, e ciò, come potete vedere, ci darà molto vantaggio nei trade early game, visto che non si ha tanta attack speed e quell'auto attack in più può veramente far vincere un fight e magari dare un first blood. Poi invece parliamo della Q, che l'avete appena vista, è la luce perforante. Praticamente Lucian farà danno al suo target e in più un danno a linea avanti e dietro al suo target. È la skill più importante di Lucian ed è quella che è ammazzata. Poi la V, Bagliore Ardente, invece è uno skillshot AoE che applicherà un debuff a tutti i nemici colpiti e ogni volta che voi andrete a colpire i nemici con questo debuff, acquisterete movement speed. Poi lei è determinazione, praticamente è uno scatto in avanti con un alto cooldown, però verrà abbassato ogni volta che attaccherete qualcuno con la vostra passiva. Invece l'ulti, lo sterminio, è la prima skill da usare nei team fight e praticamente trivellerete di colpi in una linea dritta e vi potrete anche spostare. Ovviamente questo va in combo con la E, visto che potete ridirezionare l'ulti se l'avete sbagliata in principio. Ok, quindi come maxiamo le spell? Cioè, da cosa partiamo a livello 1 e piano piano cosa maxare? Allora, i primi 4 giri, i primi 4 livelli, direi il primo livello si prende ovviamente la Q per pushare la lane e tenerla bella pushata, visto che ovviamente siete un AD carry aggressivo. La seconda skill da prendere è la E, perché è il vostro engage per il livello 2, entrare, fare doppio attacco e Q. Poi invece il livello 3 riprendiamo la Q, perché visti i recenti nerf a Lucian non fa abbastanza danno e quindi riprendendola obietteremo a questo problema, e quarto livello la V. Poi andiamo a maxare la Q e poi la E e la W per ultima. Poi
prendendo la R quando è necessario. Vabbè, adesso parliamo dello start item di Lucian, il classico start item da D-Carry, giusto? Doran e Pozzetta. Doran, Pozza e Trinket giallo. Ovviamente si prende la Doran sulla D-Carry per avere tutte le stats che gli servono, ossia un minimo di HP, lifesteal e AD. Perfetto, adesso passiamo ai core item. Ok, quindi core item di Lucian e oggetti situazionali. Core item, ovviamente l'Infinity Edge è il primo acquisto che bisogna fare. Poi invece, per quanto riguarda gli altri item, la build è situazionale. Io sinceramente preferisco fare un pugnale di static, visto che è una mia preferenza. Se no, l'altra alternativa è usare la Yumu. Poi per gli altri item, ovviamente BT e la Stwisper sono d'obbligo. E poi c'è da scegliere tra gli item difensivi. Si può scegliere tra una scimitarra o una Banshee o una Guardian Angel. E le scarpe ovviamente sono sempre attack speed. Perfetto. Ma adesso passiamo a qualche tips su Lucian prima di chiudere il video. Allora, innanzitutto il tip più importante che si può dire su Lucian è che l'H ovviamente fa perno con i minion e quindi va in linea. Quindi ad esempio, se io voglio pushare un po' di minion e allo stesso tempo fare Arras, basta che faccio così e ho sia colpito Starsky che ho fatto 3 minion. E ovviamente questo è un Arras molto potente in lane, quindi quando state contro Lucian cercate di ad esempio stare in questa posizione dove lui può scegliere se colpire o voi o i minion e non fare tutte e due. Poi un altro tip, vi possiamo dire della one shot combo, cioè ad esempio mettete caso che ora il support ingaggia solo di il nemico, voi gli andate addosso, gli fate doppio d'attacco, V doppio d'attacco e Q doppio d'attacco. Gli avete fatto il maggior danno possibile e in pochissimi secondi e poi ovviamente potete continuare a chasare quando vi torneranno le spell. Questo va anche fatto con Merrass, ad esempio contro molti AD carry come Vayne che stanno semplicemente a farmare early game e non possono rispondere alla vostra combo. Poi c'è sempre da ricordare con Lucian che la vostra V funziona anche con l'ulti. Ad esempio, se io ora prendo Starsky con la mia V e gli uso l'ulti, come potete vedere prendo Movement Speed. E quindi ottimo nei teamfight per rimanere sempre dietro al fight e non farsi uccidere mentre si ulta. Niente, io direi che con Lucian e i tips abbiamo finito qui. È interessante la cosa, complimenti, hai abusato della mia distrazione. È interessante la cosa soprattutto della W prima di tirare l'ultimate. Come ultima cosa io aggiungerei il fatto di cercare di usare, se possibile, l'ultimate quando avete ancora la E. Perché così un flash avversario o qualsiasi dash voi potete riposizionare, giusto? Certo, funziona anche ovviamente col flash la ulti. Perfetto, io direi che il video può finire qui. Ringrazio Nova per avermi aiutato come la volta scorsa. Vi lascio la sua pagina in Enrique. descrizione e se volete vedere i nuovi champion fatecelo sapere nei commenti. Ciao a tutti! Ciao. No. No, io ho usato sia flash che heal. GG, questa ce la metto.